Allora, altra cosa su cui noi sempre puntiamo, insomma, da qualche stagione sono i Boing Boing, che sono questi due. Magari uno visto così non sa che cos'è, ve lo spiego. Sono delle strutture per fare le bamboline. Quindi, queste bamboline qua, questa ve l'ho lasciata staccata apposta per farvi vedere, ma ci va la colla, ovviamente. Si fanno proprio con questi supporti. Vedi? Ok, tutti questi qua. Poi c'è anche l'agnometta, ma ne ho portate solo queste, ma in realtà volendo abbiamo anche il cartamodello. E qua vi introduco anche i nostri cartamodelli stessi. I nostri cartamodelli sono un pochino particolari, loro ne hanno già diversi, insomma ce ne sono anche altri ancora, questi qua, questi tre sono i nuovi, ok? Ma abbiamo anche quello proprio dei Boing Boing, per cui c'è il cartamodello con le spiegazioni. Allora, in questo ma anche negli altri non c'è la spiegazione solo di una cosa, ci sono le spiegazioni di diversi progetti, e anche quello insomma non è male, perché con un cartamodello riuscite a fare sempre più cose, ok? Sono fatti in questo modo, all'interno hanno ovviamente la spiegazione cartacea, adesso questo qui nello specifico è questo, che questo qui è uno dei nuovi con le, praticamente le faccine dei vari, cioè il pazzo di neve, il babbo natale, il pinguino e l'orso al chiotto, ok, sempre qua all'interno. Poi c'è la candy cane, che sono quelle stecche bianche e rosse, la grifoglio, insomma diversi soggetti. Le spiegazioni sono ovviamente cartacee, ma il cartamodello è fatto con questa plastichina qua, perché non l'ha mai visto, dopo magari lo toccate così ve ne rendete conto, che ovviamente è molto più resistente della carta. Sono già tagliati, per cui basta che io appoggio al mio tessuto, vado a disegnare, vado a ritagliare e ovviamente assemblo il mio oggetto, per cui ci sono dei passaggi molto più facilitati rispetto agli altri cartamodelli normali di carta, che oltretutto si rovinano col tempo, Invece questo qua vi rimane sempre, diciamo, indistruttibile. In più, essendo un cartamodello stencil, cosa fa? Alcune particolari, come per esempio i visi, o non so, qui c'è per esempio il guanto con il fiocchino di neve, ci sono proprio dei piccoli particolari che possono essere dipinti, per cui con colori acrilici, oppure colori da tessuto se li dovete lavare, oppure coi trucchi, gli ombretti vecchi, eccetera, possiamo andarli proprio a dipingere. Se usiamo i colori tipo acrilici, sempre col pennello da stencil, come si fa il classico stencil, ok? Pennello piatto, si prende un po' di colore, si scarica via e poi andiamo a tamponare. Se invece abbiamo paura un pochino di sbavare, di fare qualche pasticcio, o per chi magari insomma non ha i colori acrilici a casa, possiamo prendere i trucchi, normalissimi trucchi, magari che avete un po' vecchi. Col trucco praticamente l'effetto è un pochino più sbiaditino, però non abbiamo il rischio che il colore passi sotto, per cui è molto più veloce la cosa. Provate anche quello, insomma valutate voi cosa vi piace di più. E quindi anche in questo senso ci aiutano veramente a fare anche i piccoli particolari che danno insomma una nota più delicata al nostro progetto. La domanda? Sì. Per disegnare che matita o che cosa bisogna utilizzare, allora, per evitare che... Allora, certo, giustamente. Noi consigliamo sempre, infatti qua è scritto, le pennarelli evanescenti. Ok, allora noi abbiamo quelli che scompaiono da soli, che non vanno stirati, però nel caso ci sono anche, esistono anche quelli da stirare, se avete quelli va bene anche quelli, ecco, non c'è anche problema. Sul feltro vanno quelli. Anche sul feltro vanno bene, sì, sì, sì. Quelli da stirare ovviamente poi una volta che è fatta li dovete stirare per mandarli sì, via, sì. Invece i nostri proprio dopo 48-72 ore spariscono da soli, per cui poi dopo vedete voi.